Congiuntura difficile, ma il PIL resta sopra la media e registriamo record di occupazioni. Così la Presidente Consiglio Meloni, nella sua relazione all'Assemblea Nazionale di Fratelli d'Italia, Premier che rivendica gli atti del governo, dai rave al decreto Cutro, alle nomine nel partito. Quindi il tema europeo senza una visione politica, l'Unione dei burocrati e di voto europeo e di alleanze. Si parla dunque anche nell'Assemblea di Fratelli d'Italia, nel centrodestra. Infatti la questione alleanze destinata a provocare ulteriori polemiche dopo la decisione della Lega di invitare sul palco di Pontida domenica prossima Marine Le Pen, le cui posizioni anti-europeiste restano note. Il duro braccio di ferro del governo con il commissario all'economia Gentiloni sul caso Italo-Lufthansa invece viene in qualche modo attenuato dalla decisione dell'Unione di dare via libera alla terza tranche del PNRR di circa 18,5 miliardi. Si tratta di un passaggio molto importante, soprattutto all'indomani della presentazione delle previsioni economiche dell'Unione per la prossima primavera, che confermano il calo del PIL dell'intera eurozona. Motivo per cui per la Presidente del Consiglio Meloni la manovra sarà con poche risorse e dunque è la vera sfida.